Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video delle grandi Ferrari F1. Oggi ragazzi la 312B, un'autentica icona bellissima. Vi avevo ricordato anche qualche settimana fa, nella scala 1 a 24 avevamo fatto un'altra Ferrari, sempre la 312B2. Se non vado errato vi avevo raccontato del film. Mi raccomando, se non l'avete visto, si chiama proprio Ferrari 312B. Andatelo a vedere, tratta proprio di quest'auto, sicuramente molto interessante. Come sempre però, io ve l'avevo già annunciata sui miei social, che vi lascio qui sotto. Mi raccomando, andate a lasciare un bel pollicione, molto importante perché restate sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. E in effetti ragazzi, guardate come sono messo. In questi giorni vi farò uscire tutto, cercherò di essere il più veloce possibile. Anche perché poi vi annuncio che poi la settimana prossima starò in vacanza, quindi probabilmente ci bloccheremo, quantomeno con le novità ci fermeremo, e quindi devo cercare di darmi una mossa perché altrimenti qua non la finiamo più. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle grandi Ferrari F1, dove potete trovare tutti quanti i video che abbiamo già fatto e dove troverete anche tutti quelli che usciranno in futuro. Mentre qui sotto vi ricordo del gruppo Telegram Visio TV Modellismo. Se siete appassionati di Formula 1 e di modellismo, è sicuramente il gruppo che fa per voi. Ragazzi, a questo punto ci possiamo spostare sotto, andiamo a scoprire questo gioiello, la Ferrari 312B di Clay Regazzoni. Andiamo. Ok ragazzi, via. Allora, devo dirvi già dalla settimana scorsa che questo è un numero che attendevo veramente tanto. Al di là del film, che come vi stavo proprio raccontando in apertura, è molto bello. Sicuramente anche voi, dopo la visione della pellicola, vedrete quest'auto con un altro occhio, ok? Sicuramente vi piacerà di più di quanto non avete fatto prima. Comunque, questa è l'uscita numero 17, la Ferrari 312B di Clay Regazzoni, 1970. Peraltro, ragazzi, una Ferrari che nel 1970 ottenne 4 vittorie, 3 con JKX, e si giocò il mondiale fino alla penultima gara. Quindi, insomma, ragazzi, una macchina sicuramente di rispetto, va bene, sicuramente ha fatto una buonissima figura. E poi raga, a livello estetico è qualcosa di clamorosamente bella. La parte posteriore mi piace tantissimo, con l'ala posteriore spostata praticamente dietro la testa del pilota, si vede mezzo motore. Vediamo un po' come è stata realizzata, però io a vederla così esternamente dal blister di plastica mi è sembrata subito abbastanza buona. Comunque andiamoci a guardare la scheda tecnica, eccolo qua, vedete 5 vittorie, 4 nel 1970 e una nel 1971 proprio con Clay Regazzoni. Il prossimo numero, raga, sarà una delle Formula 1 a cui io sono più affezionato in assoluto. Chi mi segue da più tempo lo ricordo sempre che io ho iniziato a seguire la Formula 1 proprio nella stagione 94-95, insomma, in quei momenti la 412 T2 di Jean Alesi è proprio, insomma, la macchina con cui io ho iniziato ad appassionarmi a questo sport. Quindi vi lascio immaginare quanto l'attendo e quanto non vedo l'ora di poterla scoprire insieme a voi. Allora, a questo punto però concentriamo la nostra attenzione sulla meravigliosa 312B2. Allora, abbiamo come sempre la plastica che protegge il modello, ottimo. Andiamo a togliere la plastica che chiude la teca. Ok, e a questo punto possiamo scoprire insieme questa Ferrari 312B Clay Regazzoni 1970. Ragazzi, vi devo dire che mi piace tantissimo. Guardate che bella, fa un effetto molto molto bello. E devo dirvi che in scala 1 a 24 rispetto alla scala 1 a 43, anche in questo caso, raga, veramente rende moltissimo. Allora, iniziamo andando a guardare l'ala anteriore, che è abbastanza buona, non presenta problemi, forse leggermente storta, proprio qualcosa di poco. Bellissimo anche la presa d'aria sulla parte anteriore del muso,
Poi andiamo a guardare le gomme, come potete vedere veramente molto ben scolpite, e guardate la scultura. Qui sono le prese d'aria fatte veramente benissimo e guardate tutti i rivetti. Come vi dico sempre, ricorda molto una fusoliera di un aereo. La Formula 1, ragazzi, ha molto più in comune con l'aeronautica che con le macchine stradali. Poi andiamo a guardare l'interno del cockpit. Bellissimo, devo dirvi, il sedile. Le decals, vabbè, delle cinture si notano che sono finte. Abbiamo, guardate che bella la leva del cambio, il volante con il logo Ferrari, e credo che non ci sono decals, anzi sì, ci sono delle piccole decals sulla strumentazione, sicuramente si possono vedere. Dopodiché andiamo a guardare la parte posteriore, che raga, come vi dico, è quella più interessante. Possiamo vedere parte del motore, le sospensioni posteriori, guardate che spettacolo che è l'ala posteriore in questa posizione molto molto strana, e questi che sembrano dei radiatori probabilmente, comunque dei diffusori di aria calda. Raga, non lo so, non sono un meccanico, quindi qua se voi sapete meglio di me che cosa sono questi due elementi, però ragazzi devo dirvi che la macchina è fatta molto bene. Sicuramente abbiamo lo scarico leggermente storto, vedete, non sono proprio perfetti, però a livello motoristico devo dirvi che è molto molto ben scolpita. Purtroppo non ci sono molti colori differenti. Peraltro un ragazzo, credo Red, mi ha consigliato di passare della polvere della matita, di grattare un pochino la matita, passarla col pennello sulle parti del motore per rendere il motore con una colorazione più realistica. Devo ammettere che non ci ho mai provato, probabilmente ci proverò, perché secondo me il risultato può venire veramente molto buono. I cerchioni mi piacciono, con la scritta Firestone. Ragazzi, è veramente, ma veramente bellissima. Allora, a questo punto, con il nostro cacciavite ad inserti, che come sempre vi lascio qui sopra per trovare tutte le informazioni per poterlo acquistare, andiamo a togliere le viti a testa triangolare, così liberiamo il nostro modello dalla plastica protettiva. Ok, quindi le viti sono andate. A questo punto, come sempre, ne approfitto anche per farvi vedere la macchina più da vicino e priva della plastica e base, che alla fine un pochino poi nascondono sempre. Andiamo a guardare anche il fondo dell'auto. Qua abbiamo proprio una parte lunga, vedete? Credo che sia normale. Ok, a questo punto andiamo a recuperare anche la basetta e la reinseriamo. Quindi qui abbiamo le viti, una qui e la seconda qui, perfetto. Così possiamo tranquillamente andare a riappoggiare la nostra Ferrari e riposizionarla nella maniera corretta. Allora andiamo dunque a riavvitare. Come detto, ragazzi, queste macchine dagli anni 50 agli anni 70 sono sempre molto più semplici proprio a livello aerodinamico, insomma hanno meno dettagli, quindi hanno meno problematiche, di solito arrivano sempre in condizioni ottime e sono anche molto più semplici per questa operazione di andare a svitare e riavvitare la base, perché insomma si ha meno possibilità di fare danno. Ragazzi, eccola qua, una 312B di Clay Regazzoni. Devo dirvi, sono molto molto soddisfatto di questa uscita, mi è piaciuta veramente un sacco. Adesso la andiamo a rimettere all'interno della sua tega protettiva. Ragazzi, bella, 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 la metto sicuramente tra le prime macchine di questa collezione, mi è piaciuta un sacco e come sempre fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like meraviglioso come questa 312B. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete presa anche voi, se state continuando la collezione, tutto quello che volete, con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero, quella 10, analisi, raga, vabbè, una delle mie preferite in assoluto, e poi probabilmente domani andiamo a scoprire la 625 F1 di Trentignano. Quindi restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla Ferrari 312B è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.